Oggi vi parleremo del varicocele. Il varicocele è una patologia molto frequente nei maschi. Pensate che arriva ad essere presente fino al 25% degli adolescenti e consiste sostanzialmente nella dilatazione e convoluzione di una vena intorno al testicolo, prevalentemente il testicolo sinistro. Si manifesta con un dolore, con un peso, con un fastidio a carico del testicolo sinistro nei giovani maschi, ma in alcuni casi si associa anche con l'infertilità. Ricordando che un terzo dell'infertilità è quasi sempre di causa maschile, un terzo è di causa femminile e un terzo resta di causa sconosciuta, ecco, il varicocele rappresenta una delle cause di infertilità maschile che è importante riconoscere e trattare per tempo perché può essere curata e può restituire una parte della fertilità al soggetto. La diagnostica del varicocele è molto semplice, si tratta di fare un esame clinico visitando il paziente o controllando i suoi genitali con determinate manovre, accoppiando un esame ecografico ai vasi scrotali ed eventualmente completando lo studio con l'esame dello sperma per valutare la qualità del seme. Ecco, il varicocele effettivamente non è una patologia grave, ma è una patologia che può avere nel tempo complicanze e ricadute, direi, piuttosto importanti, soprattutto in termini di fertilità. Non c'è da preoccuparsi quando anche ci fosse questa diagnosi, perché ci sono diverse condizioni, diverse strategie chirurgiche per risolvere questa condizione, che possono essere la scleroembolizzazione per via percutanea, possono essere delle piccole chirurgie che vengono eseguite a livello inguinale con delle brevi incisioni, o anche nei casi di varicocele bilaterale è possibile eseguire un approccio mini-invasivo laparoscopico ponendo sull'addome dei piccoli strumenti attraverso dei minuti forellini. Il recupero in genere è brillante e dopo uno o due giorni il paziente viene dimesso con una totale restituzio ad integrum. Il varicocele dunque è un argomento per noi maschi, ed è un argomento per i giovani. Non aspettiamo che il varicocele diventi una causa di infertilità. Alla prossima!